Buonasera a tutti e grazie per essere qui presenti questa sera. Io vi do il benvenuto a nome naturalmente mio e dell'amministrazione comunale dell'assessore alla cultura Sonia Pagnoni che è presente con noi questa sera. E noi siamo molto contenti questa sera di ospitare questa serata insolita. Una serata di presentazione di un libro per una biblioteca è sempre un momento di grande soddisfazione. Questa serata è di maggiore soddisfazione perché presentiamo un libro di persone che conosciamo molto bene, con le quali abbiamo già collaborato negli scorsi anni e quindi è una doppia soddisfazione. Per cui io vi presento l'autrice insieme con Fulvio Farpani del Gregge sulla Neve, che è Lara Beretta. Fulvio Farpani. Verranno intervistati in modo un po' insolito rispetto alle classiche presentazioni dei libri e verranno presentati e intervistati dalla dottoressa psicologa Monica Viola, che darà una lettura del piano psicologico. È un altro grosso onore per noi avere questa sera come ospite il maestro Giuseppe Tarolli. E ci offre un'anteprima musicale questa sera. Infatti noi saremo i primi questa sera ad ascoltare i brani che lui ha composto proprio per l'accompagnamento di questo libro. E questi brani a breve, tra pochi giorni, saranno pubblicati su un CD. Faranno parte di un CD collegato al libro. Che è collegato al libro e fra quanto la pubblicazione. Sorpresa. Prossimamente, diciamo così. Va bene. Allora io do subito. Chi è che inizia? Ho subito la parola. Partiamo con la musica. Partiamo con la musica. Allora al maestro Giuseppe Tarolli che introdurrà la serata e poi la parola ovviamente agli autori e alla dottoressa Viola. Grazie ancora. Mettiti accanto a me, apri le braccia, chiudi gli occhi, pensa al tuo respiro, senti il profumo del mare e senti la brezza leggera che ti accarezza la pelle. Per qualche istante i due se ne stanno fermi come alberi posti uno accanto all'altro. Sembrano posti dal destino di un vento lontano che ora soffia fin sotto le loro radici.
sali e corri sui venti di Levante e su quelli di Ponente, perché sai ora dove andare e lo sguardo precede il passo fino al confine, fino al confine ben definito tra ciò che cerchi e tra ciò che sei. Va bene, niente. Iniziamo. Beh, insomma, siamo entrati un po' nell'atmosfera, pensavo ci fosse anche un pezzo di musica. Vento. Del vento, esatto, perché c'era così sulla scaletta. Va bene. Comunque, buonasera a tutti. Ci hanno fatto un po' entrare questo brano e le parole di Lara in quello che è un po' il tema della serata. Il tema della serata è appunto questa lettura di chiave psicologica del libro. Vedremo un po' di approfondire le persone dietro, se volete, qua ci sono ancora tre sedie, vado avanti, ci sono, la prima fila è sempre vuota, sempre timore di andare in prima fila. E ecco, insomma, vediamo questa sera, cominceremo ad entrare un po', ad addentrarci in quello che è il libro Il Gregge sulla Neve, scritto da Lara Beretta e Fulvio Fapanni. Siamo entrati un po' nell'atmosfera perché appunto il vento, il mare, le parole di Lara, penso che ci abbiano fatto entrare un po' già nel vivo di questo libro, dove si parla appunto, i capitoli sono non sono dei capitoli ma sono venti, sono descritti come venti, c'è il mare che è molto presente insomma in tutto il libro e dalle parole di Lara abbiamo cominciato a sentire quello che è un tema centrale secondo me del libro, che è la ricerca di sé. Il libro è anche una storia d'amore e vedremo, e ha diversi livelli di lettura, nel senso che la lettura psicologica di un libro mi sono detta ma uno pensa, chissà che libro pesante, perché invece è un libro che si legge molto scorrevole, è poetico perché ci sono delle parti poetiche, e però può essere letto un po' a diversi livelli, ci si può lasciare trasportare dalla storia che comunque richiama sempre delle parti di sé, oppure ci si può anche, come faremo un po' stasera, addentrare facendoci aiutare un po' anche da, oltre che dagli autori che poi ci racconteranno un po' del libro, anche da autori della psicoanalisi, in particolare, vi parlerò in particolare di Jung perché secondo me era molto vicino a quello che è il tema un po' del libro, ci può aiutare, diciamo, la sua visione nell'esplorare un po' quelle che sono le tematiche del libro. E quindi dicevo, Ivan, la ricerca di sé. Ivan è il mio aiutante, che mi schiaccia la ricerca. Perché non c'è, non abbiamo comando, il telecomando, che era andato, sì. E quindi partiamo un po' parlando della ricerca di sé. Vai, quella dopo. Allora, poi sentiremo, Fulvio poi ci leggerà un altro pezzo del libro, dove c'è questa frase che secondo me ci fa entrare subito un po' nel vivo di quella che è un po' la ricerca di sé. A un certo punto Ambra, che è una delle protagoniste del libro, chiede a Carlo, che è l'altro protagonista, hai mai suonato qualcosa per te, senza spettatori, solo per il piacere di donarti qualcosa? Questa è una domanda che può sembrare semplice all'apparenza, hai mai suonato per te? In realtà ci può far entrare un po' nella profondità di ognuno di noi, perché noi utilizzeremo questo testo anche per poter riflettere un po' su di noi, per poter magari ci dare degli spunti su come siamo noi, sulla nostra storia. E quindi è un po' come se la Refugio ci chiedesse, ma quando facciamo qualcosa per noi, per il nostro piacere, e sappiamo davvero cosa ci piace, cosa vogliamo? Cioè, che vuol dire, in detto in altre parole, sappiamo contattare i nostri bisogni più profondi, bisogni che spesso cambiano nei vari momenti della nostra vita. Perché cosa accade? Ed è un po' quello che accade a Carlo, ma credo che accada in certe fasi della vita un po' a ognuno di noi, che presi dal fare, dalla quotidianità, dal lavoro, la famiglia, tutta una serie di cose, magari perdiamo un po' il contatto e l'ascolto con quelli che sono i nostri bisogni, con quelle che sono le nostre parti un po' più profonde. E quindi può capitare, vai pure, nella vita, a volte capitano,
nella vita, questi momenti, in cui accade qualcosa, può essere la frase di un'amica, di una persona, può essere un momento particolare, un qualcosa che ci accade, può essere leggere un libro, chi lo sa, che ci mette un po' in discussione, ascoltare un brano di Rita Rock. Questo libro anche è anche stato fonte di ispirazione, insomma, per un nuovo CD, quindi avete visto, è un libro che muove molto, ha mosso molto a me, ha mosso a Beppe, che comunque ci ha scritto dei brani, e speriamo, per chi poi si incuriosisce da questa cosa vorrà leggerlo, possa muovere qualcosa un po' anche all'interno di ognuno di voi. E insomma, queste cose capitano un po' a tutti, possono capitare nei momenti della vita in cui accade qualcosa, ma perché accade? Perché siamo un po' pronti, perché sentiamo già che qualcosa dentro di noi non va, che c'è qualcosa che non risuona più, che non siamo più in contatto, e può capitare qualcosa che ci dice che così non possiamo più andare avanti, che non siamo in contatto davvero con ciò che siamo, con chi siamo, cosa vogliamo, dei momenti in cui sentiamo che qualcosa deve cambiare. Carlo, adesso sentiremo delle parole di Fulvio, parte e accetta una proposta un po' insolita di un lavoro insolito e va a fare il farista. Però ci sono tante altre cose, ci sono dei momenti nella vita, lunedì prossimo ci sarà Santiago, per esempio, e Nicola racconterà un po' questo suo momento, ovviamente racconterà il cammino di Santiago, però è un po' in un momento come questo che lui ha deciso di prendere, di partire, di andare a fare il cammino di Santiago, per rimettere un po' in discussione certe parti di sé, perché comunque le scelte che pensava di fare in quel momento forse non erano proprio le scelte che sentiva davvero, decide di prendere, di partire. Qualcuno appunto può prendere e può andarsi anche a fare cose più normali, una camminata anche sul monte o in campagna, però il punto è, non è che per forza bisogna fare delle cose eccessive, però il punto, credo che gli autori ci dicano un po' anche questo, è che quando comunque sentiamo che non siamo tanto in contatto, che c'è qualcosa che non ci suona, ascoltarci e trovare il modo nostro per poter ritrovare un po' il contatto con noi stessi. Lascio le parole a Fulvio e poi a Nicola. Allora, questo è un pezzo a pagina 17 di questo libro. Carlo, consapevole del rischio di mettere a nudo le sue vere emozioni, non faceva altro che ripetere quanto fosse stanco e sfossato dopo l'esibizione, trasmettendo però inconsapevolmente tristezza e disagio ad Amica, che, senza riflettere, di getto, come se gli si aprisse la bocca senza comando, gli chiese: «Hai mai suonato qualcosa per te? Senza spettatori? Solo per il piacere di donarti qualcosa?» Ambra, stupita essa stessa di come le fosse uscita quella frase, e preoccupata di aver provocato imbarazzo ad Amico, non pretese alcuna risposta, anche se era certa che ci sarebbe stato molto su cui riflettere sicuramente insieme. In fretta Carlo sgarzò e infilandosi di corda rispose: «Tutte le volte che provo mi esercito». Pagò il caffè, accompagnò Ambra all'auto nella speranza di non continuare il discorso, poi un bacio e «a presto, notte». Si congedò così e rapidamente corse ad infilarsi nella sua quattro ruote rossa. Durante il viaggio di ritorno, risentiva le parole di Ambra: «Hai mai suonato qualcosa per te?» «Per me». Sapeva benissimo che anche durante le prove si preparava per gli altri e non era per il puro piacere di farsi un regalo. Giunto a casa, sentì forte il bisogno di calore. Subito si infilò sotto la doccia, scomparendo nel vapore. Poi sotto le accoglienti coperte calde in un lungo sonno. Passò del tempo, prima di riuscire davvero a farsi un dono grande come quello che gli aveva suggerito Ambra. Il bisogno di ascoltare stava man mano aumentando, fino a diventare una necessità, forte come il desiderio dell'aria per chi sta annegando. La primavera era alle porte, quando, in una giornata di sole, Carlo prese il suo sax e si incamminò verso il palcoscenico offerto dalla natura, avida di accogliere qualsiasi nota improvvisata dal suo bisogno di sentirsene parte.
sentito già un po' introdotto in questa, che poi ovviamente lasciamo, vi lasciamo il piacere di leggere è la storia, di addentrarvi un po' nella storia di Carlo. Però appunto cosa accade a Carlo? A un certo punto, dicevamo prima, possono capitare nella vita dei momenti in cui accade qualcosa e uno dice no, devo fare qualcosa. Accade qua, perché ci sta per anche cosa sta accadendo. Mosso un po' da queste parole appunto dell'amica, che gli muovono una serie di cose dentro. Ma perché gli muovono queste cose? Perché probabilmente Carlo in quel momento è pronto, c'è già qualcosa in movimento, e questo è un po' ciò che gli dà il là per poter poi partire ad accettare questa offerta di lavoro, andare a vivere in un faro, e lì partirà tutta quell'esperienza di Carlo e da lì comincia la storia. Vai. Quindi cosa ci dice Carlo quando appunto dice anch'io si rendeva conto che comunque non faceva qualcosa davvero per se stesso, ma non per il piacere di farlo, ma appunto perché si esibiva, eccetera. Ma in fondo Carlo comincia a dire, e la parola maschera, io ho scritto a volte indossiamo una maschera con gli altri e con noi stessi, la parola maschera c'è nelle prime pagine del libro, quando viene un po' introdotto il personaggio di Carlo, ed è un po' come se Carlo appunto si sentisse addosso un po' questa maschera che però non gli appartiene più. E vediamo, cioè facciamo aiutare un po' da Jung per il concetto appunto di maschera, perché e riflettiamo un po' su questo. Maschera non è una parola che utilizziamo anche noi quando qualcuno indossa una maschera. Per Jung maschera è sinonimo di persona. Persona è intesa, sempre in questa visione, come l'aspetto che l'individuo assume nelle relazioni sociali e nel rapporto con il mondo, quindi è l'immagine che io ho di me stesso e che comunico agli altri. Il suo opposto, sempre secondo la teoria di Jung, è l'anima. L'anima è quella che media tra l'io, la maschera è quella che media tra l'io e il mondo esterno, l'anima tra l'io e il mondo interiore, quindi l'io è un po' la parte cosciente, diciamo così, quello di cui siamo consapevoli. Quando voglio dare un'immagine di me all'esterno, è appunto chiamata per il mondo maschera, ciò che invece è tra la parte di me e la mia interiorità, un po' anche più inconscia, è, secondo Jung, parliamo di anima. L'anima è quindi l'adattamento a ciò che è personale ed interiore, mentre la persona come maschera è l'adattamento a ciò che è cosciente e ciò che è collettivo. Non è quindi, secondo Jung, un tratto falso o patologico. Quindi quando diciamo questa persona ha una maschera, indossa una maschera, secondo Jung non è una falsità, è più l'immagine di sé che magari uno si è un po' appiccicato addosso. Io posso vedermi come una persona estroversa, simpatica, e quindi poi cercherò di fare magari sempre nella vita quella estroversa e simpatica quando mi identifico tanto con questa cosa. Però poi, quando poi questo perde un po' il contatto poi davvero con noi stessi, farò poi fatica nei momenti in cui magari non sto bene o sono triste a non essere quella persona che invece io, gli altri magari mi identificano così, ma anch'io mi identifico così. Lo stesso vale un po' con i lavori, con le professioni. Io sono una psicologa, magari può essere che uno possa, e che anche gli altri, che io possa vivermi come quella che fa sempre la psicologa in tutte le fasi della vita, anche nella vita privata. In realtà quando non è sempre così, ovviamente, per fortuna. Ma questo che cosa che se no però gli amici parenti si ammazzano, ma è qualcosa, però quando io mi identifico così tanto con questa parte, poi posso perdere il contatto di chi sono io, di chi sono, cioè che posso essere questa cosa, ma posso anche essere altro. E quindi Jung ci dice che appunto la maschera può diventare patologica quando si identifica completamente con la propria persona, col proprio ruolo sociale, perdendo così il contatto con la propria interiorità. Quindi quando io mi vedo solo in una sfaccettatura e basta. Ed è qui che scatta il momento di crisi, come per Carlo, che parte un po' alla ricerca di sé, alla ricerca del contatto col proprio mondo interiore. Quindi lui, è vero, è musicista, però si dice, vabbè, ma lo faccio davvero per me? Oppure no? E che cos'è? C'è qualcosa che non mi torna? E quindi parte e va a cercare dei nuovi significati per cercare di capire. Sempre Jung ci dice che anima e persona, ovvero il proprio sé più profondo, antico e spirituale dell'uomo e il suo io socialmente adattato, hanno tra loro una funzione compensatoria.
quindi è un po' l'interno e l'esterno, cioè la parte nostra interna e la parte che mostriamo agli altri, si compensano. E secondo lui questo è legato anche agli aspetti maschili e femminili di sé. Quindi Jung ci dice: una donna molto femminile ha un'anima maschile, un uomo molto maschile ha un'anima femminile. Perché tanto più è virile il suo atteggiamento esterno, tanto più sono cancellati in esso i tratti femminili che compaiono però perciò nell'inconscio. Quindi tanto più noi non siamo consapevoli di qualcosa, in realtà questo poi dentro c'è sotto quella, la parte opposta, noi viviamo un po' anche di opposte, di ambivalenze, e spesso non siamo sempre consapevoli di entrambi. Ma adesso lascio un pochino la parola agli autori, nel senso che vabbè, questo libro appunto è scritto a quattro mani, da un uomo e da una donna, che scrivono, se leggerete, scrivono proprio dialoghi interiori di uomini e di donne. E questo è qualcosa di insolito per quanto riguarda, nel senso che in letteratura non ci sono tantissimi esempi di libri scritti da uomini e donne, soprattutto romanzi che poi trattano proprio di interiorità. Quindi lascerei a voi. Sì, non dovete rispondere a tutto. E quindi chiediamo a Lara e Fulvio com'è stato lavorare, insomma, con un uomo, una donna, com'è stato lavorare insieme, se le vostre parti maschili e femminili si sono bilanciate, se sono uscite, se magari ognuno di voi ha riscoperto un po' nell'altro la parte più maschile e più femminile di sé. E com'è stato anche appunto mettere insieme idee diverse, cioè come avete costruito la storia, perché comunque una storia di due persone diverse, che immagino avranno avuto idee diverse o anche la trama, insomma, come si costruisce? Quindi lascio un po' a voi e lascio appunto così le persone. Comincio io. Ma premetto che adesso magari rispondo e cerco di essere abbastanza breve nelle risposte, poi ovviamente dopo possiamo anche continuare, siamo qui, abbiamo la degustazione dell'atelier, per cui possiamo continuare a intrattenerci se volete nello specifico. Allora, rispetto a questa parte che sta dicendo Monica, della parte maschile e femminile, è vero, è stata una scoperta e una crescita anche personale mia, per ora parlo, poi so anche di Fulvio perché ovviamente ci siamo già confrontati, ma dirà la sua parte. L'inizio della storia è stato abbastanza casuale, io e Fulvio scrivevamo già per alcuni spettacoli, per alcuni eventi, alcune poesie, o frasi, o racconti, e in un pomeriggio di lavoro, mentre dovevamo preparare per un evento, ho lasciato lì sul tavolo un racconto che avevo iniziato e dico a Fulvio: ma prova a dargli un'occhiata, e lui dice: bello, interessante, vado avanti un pezzetto e ti rispondo. E quando mi ha dato la risposta ho visto che era curioso il modo in cui lui sarebbe andato avanti, ho provato ad andare avanti anch'io per un pezzo, e da lì è diventato un po' un gioco di botta e risposta, che però poi a breve si è concretizzato, ci siamo detti: beh, dobbiamo scrivere un romanzo su questa storia, non finiva più, quindi... E quindi da lì abbiamo deciso che ci siamo ascoltati e abbiamo accolto la nostra voglia e il nostro desiderio, a volte per me soprattutto il sogno. Non si sente? Va bene, okay. E a volte anche il poter sognare e concedersi di sognare delle cose. Io non ho una grande preparazione letteraria, per cui mai mi sarei potuta permettere nemmeno di sognare di scrivere un libro. E quando per gioco ho iniziato a sentire come mi vibravano le corde interne, come stavo bene, come mi piaceva, come questo sogno mi stava chiamando, ho deciso: ok, adesso lo faccio, mi formo, mi preparo, mi impegno e cerco di arrivare a realizzare questo sogno. Ovviamente farlo con Fulvio è stato più facile da una parte, perché quando io ero giù, ero stanca, non avevo voglia di andare avanti, dicevo: ma no, figurati, non ce la faremo mai, lui caricava. E viceversa, quando non ce la faceva lui, ero io che caricavo. Quindi è stato un bel aiuto anche da questo punto di vista, un bello stimolo. E sicuramente è stato bello confrontare quanto le diversità di ognuno di noi, in questo esempio, però poi l'ho rapportato un po' alla vita, di come le nostre diversità siano diventate fonte di ricchezza, essenzialmente. Il poter accogliere i suoi stati d'animo, che nascevano magari da questa storia all'istante, piuttosto che le sue idee, le sue voglie, i suoi desideri, e lui accogliere le mie, è stato anche un bellissimo lavoro di ascolto, che non vuol dire ascolto, obbedisco, no. Ascolto vuol dire accolgo quello che tu hai dentro, ti dico quello che ho dentro anch'io e poi vediamo che cosa ci viene. E davvero le cose sono proprio venute un po' così, accogliendoci.
e quindi scoprendo come ascoltando anche gli altri possiamo arricchirci prima di tutto e non ci ruba niente nessuno di nostro anche. Quindi ecco, questa è un po' l'esperienza che io personalmente ho vissuto. Magari Fulvio, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, per fortuna lei ha già raccontato quasi tutto, quindi devo parlare meno io. Però sì, il discorso è questo, ci sono diversità ovviamente nel carattere, della, anche se di fondo penso che sia stata la diversità, ma anche la similitudine che ci ha unito in questo lavoro, perché è vero che di carattere, ma la razionalità, l'emotività, queste parti erano distribuite in modo diverso in me e in lei. Però ha permesso a lei di sviluppare di più la parte emotiva, che prima di razionalità. Al contrario, io vivevo una parte razionale abbastanza buona, però la parte emotiva era più forte. Quindi ho imparato ad essere un po' più razionale e meno emotivo, e lei è il contrario, quindi queste cose un po' ci hanno insegnato qualcosa. Poi anch'io, io vengo dalla poesia, quindi per me la prosa non è una cosa molto piacevole da fare, cioè per me, contro la musicalità delle parole, poche parole incisive e non dilungarmi più di tanto. Il fatto di fare questa scommessa, di scrivere un romanzo, dopo che ne avevo anche cominciati alcuni, ma sempre non fregati al primo capitolo, con lei, appunto, come avevo detto prima, ci stimolava vicenda, quindi poi ti senti responsabile, cioè anche se tu vuoi cedere, dici no, ma non posso farlo per lei, devo andare avanti. Lei per lui devo andare avanti, alla fine si arriva in fondo. Questo va detto che tutto questo è avvenuto in un momento della nostra vita in cui c'erano dei cambiamenti. Quindi in un certo senso il nostro faro era presente in quegli anni. In questo momento c'erano dei cambiamenti in atto, il libro è stato un po' una specie di cammino, quando parlate di Santiago emergerà anche questo, una specie di pellegrinaggio all'interno di noi stessi fatto con le parole. Da questo è nata questa storia in pratica. Ecco, io avrei riassunto. Posso aggiungere ancora una cosa più bassa? Poi basta, Giuda. Sì, ha accennato Fulvio al faro, per cui volevo riprenderla perché è punto centrale un po' di questa storia. Il faro lo abbiamo scelto perché Fulvio ha accolto molto il mio bisogno di esprimere la mia spiritualità che passa attraverso un faro. Quindi immaginate anche come davvero ci si confronta da alcuni punti di vista molto personali. Io ho aperto la mia spiritualità e me la sono vissuta tutta all'interno di alcuni fari d'Italia, perché è una mia passione ed è un mio bisogno. Fulvio però ha colto questi momenti, per cui al di là dell'avventura che c'è stata dietro di andare a cercare i faristi, scavalcare le siepi perché sono protette dalla Marina Militare, raggiungere il farista, parlarci, intervista, raccogliere le informazioni per il libro, c'è stata tutta una parte più spirituale di momenti vissuti davvero intensi all'interno di questi fari. Ci sono molti aspetti del faro che aiutano a entrare in una dimensione del bianco. E lasciamo, parleremo poi del faro, lasciamo il bianco di Tarolli che adesso ci farà un brano. Thank you.
spiego da qui. Allora, ora parliamo di un argomento che sfocia un po' nel magico del faro. Cioè, ci sono un dialogo tra il farista vecchio e Caro, che è il farista, il nuovo farista. E comincia con Carlo che chiede: ma quali storie assurde? C'è qualcosa che devo sapere? Le solite leggende sui fari dicono che esseri fatati seducano i guardiani, ondine dei miti celtici, o irresistibili sirene, strani spiriti che assumono forma umana per cercare un'unità carnale con i guardiani e poi partorire esseri di natura mista. Credo ci siano due possibilità. O queste sono tutte superstizioni, scherzi che la solitudine ha giocato ai poveri malcapitati, oppure ci sono disegni misteriosi, dove gli uomini sono guidati in infiniti modi ad avvicinarsi alla propria natura interiore. Credimi, ne so qualcosa. Il tuo caso, grazie al cielo, è normalissimo, reale e poco magico. Ma la gente è curiosa e si impiccerà della vostra storia comunque. Ne sai qualcosa? Hai qualcosa da raccontare? E cosa aspetti? Sono curioso. La solitudine ci avvicina inevitabilmente alle nostre profondità e alla loro forza. Talvolta queste forze sono così sconosciute che le reputiamo magiche e sono convinto che lo siano tanto quanto lo sono i nostri animi. Ma sono altrettanto convinto che bisogna prestare molta attenzione a non confonderla con il bisogno di compagnia, dove ci si inventa compagni di viaggio più o meno consapevolmente e si rischia di cadere in qualche delirio. Potrei raccontarti infiniti esempi accaduti a me o ai miei predecessori, ma staremo qui giorni interi. Per ora rammento l'episodio della cassetta registrata. Nei primi periodi del Giù al Faro, quando non avevo ancora famiglia ed eravamo solo io e il mio collega, trascorrevo ore durante la giornata ad imparare la musica con un vecchio pianoforte. Suonavo e risuonavo, registrandomi con un mangianastri. Un giorno, ascoltando una di queste registrazioni, rimasi sbalordito dall'udire una musica d'organo con, a tratti, una voce femminile sconosciuta, cantare a cappella. La cassetta che avevo utilizzato era nuovissima, ancora incartata. Che mai poteva averci già registrato? Un errore di produzione? Sì, certo, può essere, ma ho scelto di leggerlo come un segno del firmamento e ho deciso che quella voce era parte di me e mi esaltai nel sentirmi collegato ad infinite forze che seminarono in me altrettante quotidiane risposte. Lo so. È quasi incomprensibile, è difficile da spiegare e pochi privilegiati, a mio parere, possono comprendere fino in fondo. E dammi retta, tu sei un buon candidato. Non lo so, ma non sono ancora rimasto tanto solo da rischiare danneggiamenti. Valenia è una persona speciale, ma reale come gli scogli, il cielo e il mare, e il caffè davanti a noi. E questa lettura ci porta appunto nel faro e in tutto ciò che il faro significa un po'. C'è questa parte magica, ci sono le leggende, c'è la solitudine e c'è ancora direi un po' la ricerca di sé e appunto che è un po' il tema da cui siamo partiti. Il faro è stato utilizzato, è una metafora che è stata utilizzata molto anche in psicoanalisi da diversi psicoanalisti. Ho preso, perché in realtà la Refugio, pur non sapendolo, hanno fatto tantissimi riferimenti alla psicoanalisi, quindi hanno reso il terreno facile comunque per fare una lettura psicologica perché c'erano tanti elementi. Il faro è stato utilizzato come metafora da Freud. Freud ci dice: la proprietà di essere non cosciente di uno stato psichico rappresenta l'unico faro nelle tenebre della psicologia del profondo. Cosa vuol dire? Vuol dire che la coscienza, che è un po' quello che cerca di fare Carlo anche nel libro,
Il fatto di poter avvicinarsi a noi stessi e trovare la consapevolezza può essere un faro nella luce dell'inconscio, secondo Freud, vabbè, non sto a raccontare tutta la teoria, però il punto, Freud diceva, per essere più vicini a noi stessi, insomma, dobbiamo rendere conscio l'inconscio. E la coscienza, cioè la nostra consapevolezza, è un po' il faro che ci guida verso le parti più nascoste di noi stessi, verso cui siamo più inconsapevoli. Jung, che appunto di cui questa sera parleremo molto di Jung, dice la coscienza, anche lui parlando del faro e facendo per una metafora, dice la coscienza è la mia unica luce, quindi anche lui vede un po' il faro come luce che illumina un po' le parti inconsapevoli, quindi come luogo dove entrare nell'inconscio, ed è un po' quello che fa Carlo, ed è un po' anche quello che insomma queste leggende, queste cose un po' magiche fanno entrare, queste storie particolari fanno un po' entrare proprio nelle nostre profondità, e quindi il faro può guidarci in questo. Reich, che era un psicoanalista allievo di Freud, utilizza anche lui la metafora del faro per descrivere quella che viene chiamata l'attenzione fluttuante, che è un metodo utilizzato in psicoanalisi, che consiste nel sospendere il giudizio e l'attenzione volontaria e lasciare che affiori il rimosso. Lui dice che l'attenzione deve fluttuare come nei bambini, quindi non dobbiamo focalizzarci, il faro è, non ci focalizziamo su una cosa specifica, ma lasciamo, che vuol dire semplicemente ascoltiamoci, ascoltiamo quello che abbiamo dentro, proviamo a vedere che cosa emerge nel mare dell'inconscio. E quindi il faro, in psicoanalisi, viene visto un po' come una metafora della luce che riesce a rendere conscio l'inconscio, quindi riesce a renderci un po' più consapevoli di noi stessi, a patto però, come dice Reich, che non si fissi l'attenzione su qualcosa di specifico, ma che si lasci fluttuare, che lasci fluttuare la vista tra le onde illuminate, che ci si lasci galleggiare nel nostro sentire, quindi un po' come se noi ci lasciassimo galleggiare nel mare del nostro sentire, dei nostri sentimenti, delle nostre emozioni, e provassimo un po' ad ascoltarci. Nel faro si sovrasta il mare dell'inconscio, quindi, e lo si illumina, si vede oltre. Il faro quindi è una guida per le navi ed è guida interna per rimettersi in contatto con parti di sé, per prendersi cura delle parti più piccole e fragili di sé e rimettersi in contatto con esse. Ecco, io qui ridico dopo, non vi racconto più tantissimo perché sennò non finiamo più. L'altra parte che mi è piaciuta, l'ho detto anche in un'altra presentazione del faro, che mi aveva colpito perché ero diventata da poco mamma e tra poco lo sarò di nuovo, vedete, però quando ho letto il libro ero diventata da poco mamma e c'era questa parte in cui Carlo ogni 4 ore si mette la sveglia e pulisce le lenti del faro, e questo mi aveva richiamato tantissimo, anche perché era una fase della mia vita in cui facevo ogni 4 ore allattavo la mia bimba, mi ha proprio messo in contatto come se Carlo nel libro, e come se quando facciamo certi percorsi in fondo c'è qualcosa che ci chiama per metterci un po', per prenderci cura di quelle parti piccole di noi stessi. In fondo Carlo quando fa questa cosa, quindi non dorme eccetera, si mette un po' a contatto con quelle parti più fragili, più piccole, più bisognose di noi stessi, che è un po' quello che fa poi la mamma col bambino quando si occupa appunto di quella parte. Il bambino rappresenta un po', il neonato rappresenta anche le parti piccole di noi, quelle più fragili, i nostri bisogni più profondi, più radicati. Quindi questo mi ha proprio riportato tantissimo, come se Carlo, che è il protagonista appunto di questo romanzo, davvero si mettesse in contatto, provasse a trovare davvero un contatto con tutte quelle parti piccole, fragili, di cui non siamo tanto consapevoli, e nel faro poi, dove emergono tutta una serie di storie, si può trovare parti di questa consapevolezza. Il faro abbiamo visto, e l'abbiamo letto, Fulvio, anche simbolo di solitudine, nel senso che forse Carlo parte anche per questo a fare questa scelta, perché lì si può sentire solo, si può essere da solo, però è una solitudine che si può leggere come un rimettersi in contatto appunto con queste parti più profonde, incoerenti, paurose, simboliche e folli, perché comunque alcune di queste storie sono anche davvero inconsuete, un po' folli, però ci si rimette in contatto con quelle parti folli che ognuno di noi ha, di noi stessi, per poter vivere più pienamente i rapporti con gli altri. Tanto più ci avviciniamo a quelle parti nostre
che ci fanno anche paura, che troviamo un po' più meno aderenti alla realtà, un po' più pazze, insomma, tanto più in realtà entriamo in contatto con noi stessi e possiamo poi, attraverso questo contatto, entrare in rapporto con gli altri, perché in fondo il rapporto più profondo con gli altri lo abbiamo solo quando riusciamo davvero ad accettare alcune parti di noi e possiamo anche accogliere l'altro. Ed è un po' anche quello che ci hanno detto Lara e Fulvio durante l'intervista, nel senso che alla fine anche loro si sono accolti a vicenda. E questo ovviamente fa in modo che i rapporti siano molto più profondi. Ecco, e adesso passiamo dal faro al gregge. Il faro e il gregge sono due temi fondamentali del libro. Io volevo chiedere agli autori appunto cosa li collega, cosa collega il faro al gregge. Un po' Lara prima ci ha detto, cioè c'era già un po' introdotta questa cosa, parlando del bianco, della spiritualità del bianco, che è un po' quello che collega. Però siccome appunto il titolo sì, del libro è Il gregge sulla neve, e il gregge è qualcosa che appunto ritorna, ed il faro appunto, come vi ho detto, è il punto centrale, chiedevo agli autori di dirci un po' cosa vi collega. Dai vostri discorsi vi è venuta una specie di piccola illuminazione, nel senso che forse ho capito adesso cosa vi collega veramente, perché ho pensato che Lara appunto lei ha visto questo gregge quando ha preso uno stato d'animo particolarmente triste e profondo, e in qualche modo l'ha colpita, però l'ha colpita anche dei fari. E allora mi immagino che tutte queste pecore bianche sulla neve potrebbero essere proprio la nostra anima in tanti pezzetti, che noi spezzettiamo, la confondiamo con tutti gli avvenimenti della vita, con la nostra personalità, con tutto quello che siamo, e è divisa. Il faro che cos'è? Il faro è qualcosa che dà una navigazione, che attira verso un punto. Quindi come se il faro e il gregge fossero, il faro servisse al gregge per riunirsi, per unire l'anima nella sua compattezza, nella sua pienezza, e quindi non, per poi non essere più divisa, ma cominciare a essere se stessa e agire nella vita. Io ci ho trovato questo nesso tra le due cose, unendo... Solo una cosa vera, sì, bellissimo, perché davvero questa esperienza, il libro è finito ma noi continuiamo a scoprire cose, quindi l'avventura continua. E, vi dico solo com'è nata l'idea del gregge sulla neve, vi accennava Fulvio, è nata da una mattina tristissima mia in cui parto per andare al lavoro e avrei fatto tutt'altro piuttosto che andare al lavoro, perché è triste, malinconica, anche angosciata, sì. L'idea di affrontare la realtà in un momento così difficile mio di vita, e mi accoglie questo dono. In macchina guardo a sinistra, c'è un campo innevato, succede poche volte da noi ovviamente, per cui era già bello vedere il campo innevato, ma sopra questo campo c'era un gregge, e a me non era mai capitato di vedere un gregge sopra la neve, per cui sono stata colta proprio da questo fulmine di dono meraviglioso, e ho girato immediatamente la macchina e sono tornata a casa. Ho avvisato al lavoro che sarei arrivata tardi e mi sono concessa la mia follia di poter anche dire no una volta e ascoltare invece quello che batteva dentro di me. Un po' bruciamo io sulla follia che ognuno di noi ha dentro, insomma, qualche volta è bello anche riconoscercela. E lì ho iniziato a scrivere a getto quello che avevo dentro, con i miei fiumi di lacrime, ho iniziato a scrivere che cosa era per me bianco su bianco. E quindi lì è stata un po' la partenza di qualcosa, per me, di un passaggio di maturità su alcuni aspetti. E per questo poi abbiamo dato questo titolo al libro, perché è stato proprio un po' un passaggio per tutti e due, visto che questa cosa l'aveva segnato per me, allora l'abbiamo fatto diventare nostro. E quindi ecco, questa è un po' la storia del gregge, di come è nato. Ecco, e il gregge, che appunto il significato, non sto a riprenderlo, l'hanno un po' detto loro, è anche nel libro qualcosa, è un sogno collettivo, dice, poi vi lascio ovviamente alla lettura, quindi non vi dico molto di più, però è un sogno collettivo, nel senso che il gregge appare ad alcuni personaggi del libro. E questo richiama molto al concetto di inconscio collettivo. L'inconscio collettivo, che è sempre un concetto di Jung, che appunto dice, oltre all'inconscio personale, che è quello che diceva Freud, c'è l'inconscio collettivo universale che comprende le esperienze di generazioni passate a partire dai primordi dell'umanità.
Qui Lara ci dice, una parte mia è diventata anche di Fulvio, Jung ci dice, alcune parti nostre sono, appartengono all'umanità, nel senso che alcune parti, e quindi non le danno, non solo a loro ma a tutti, e che cosa ci dice? Che appunto nell'inconscio collettivo troviamo quelli che Jung chiama archetipi, che sono la madre, se no, non sto a dirveli tutti, comunque ci sono questi, la madre, il senex che è il vecchio, il saggio, il puer che è il bambino, l'ombra, la persona, l'anima, l'animus, che sono immagini, simboli universali, non so, la madre terra viene utilizzato, il vecchio saggio, c'è cioè in moltissimi racconti, leggende, questo per farvi capire, nel senso che dice in tutti i racconti, indipendentemente dalla cultura, troviamo nei miti, nelle fiabe e nell'arte alcuni simboli che lui chiama archetipi. Nel Regio sulla neve ne troviamo uno di questi simboli, quindi poi ne parliamo un po' meglio. Quindi Jung ci dice, quanto più il soggetto è cosciente e quindi ha assottigliato quella barriera divisoria tra l'individualità cosciente e l'inconscio collettivo, tanto più gli verranno incontro gli archetipi che parleranno attraverso sogni, intuizioni, visioni, eccetera, affinché tramite essi egli prosegua e completi la dinamica fondamentale dell'individuazione. Cioè, cosa ci dice Jung, e lo vediamo nel libro, queste visioni, queste parti che un po' ci sono nel faro, abbiamo visto, e un po' c'è nel gregge, quindi sono molto collegati anche entrambi al concetto un po' di inconscio collettivo, appartengono un po' a tutti, sono qualcosa che c'è dentro di noi, ma c'è dentro di noi dei primordi dell'umanità e ce li trasportiamo un po', lo ereditiamo, li abbiamo ereditati dai nostri avi, certe immagini, certe visioni, certi sogni, certe parti, e poi vengono riproposti. Jung ci dice, le opere d'arte non sono dell'artista ma sono della collettività, perché comunque in realtà ci dicono qualcosa di noi e proprio del nostro essere uomini, dai primordi dell'umanità fino ad oggi. E quindi secondo Jung appunto l'inconscio collettivo è il processo attraverso cui avviene la sufficiente integrazione dell'inconscio alla coscienza, e che qui ritroviamo un po' la ricerca di sé, nel senso che lui dice tanto più noi siamo consapevoli, tanto più noi ci avviciniamo anche a queste parti più inconsce, più nascoste e che appartengono appunto un po' a tutti. Grazie alla quale, quindi a questa integrazione tra inconscio e coscienza, l'individuo diviene quel preciso, unico e indivisibile soggetto che egli già in partenza è. Quindi l'inconscio collettivo ci aiuta anche a ritrovare la nostra individualità, partendo dalla individualità, da un sentire di gruppo, insomma, di tutti. Vai. L'anima, per Jung, è la parte vivente, l'anima l'abbiamo già un po' vista, l'anima è anche un archetipo, e c'è all'interno del libro, poi sentiamo da Lara da chi viene rappresentata. E l'anima è per Jung la parte vivente dell'uomo, ciò che vive di per sé e da vita, è qualcosa che vive e ci fa vivere. E in questo libro c'è proprio questa cosa, c'è proprio questa forza vitale che viene data un po' ai protagonisti del libro e che permette loro di ritrovare una pienezza, una consapevolezza, una pienezza e di poter vivere pienamente la propria vita. Quindi adesso lascio la parola a Lara che ci legge una parte del libro dove appunto possiamo vedere quella che è, dove viene rappresentato insomma questo simbolo dell'anima. Sì, qui entra in campo un nuovo personaggio, questo personaggio magico, Artesia. Artesia si ferma, si gira e lo guarda sorridendo, guarda Carlo sorridendo, poi parla. Non dimenticare che sei in un sogno, in quelli che restano in te per sempre. Mi stai seguendo ed io ti sto portando nei territori sconosciuti della tua anima. Non volevi forse questo quando sei giunto al faro? Sì, sì, volevo questo, ma non pensavo che la mia anima fosse così simile alla realtà, con i paesaggi, con i sentieri e con le stagioni. Ho sempre considerato i sogni come un bisogno della mente di rinnovarsi dalla fatica quotidiana. Sono anche questo a volte, dice Artesia, ma non sempre. La dimensione dei sogni è concreta e reale come quella che vivi nelle ore di veglia. A volte precede la realtà stessa. Ora ti sto per dire che all'indomani incontrerai
incontrerai una persona che per te sarà importante nei giorni che verranno. È stata mandata a te, da questo mondo, ma non lo sa. Non è consapevole di cosa il destino abbia mosso per condurla a te. Ma come prova che questo è un sogno speciale, tu ricorderai ogni sensazione e ogni immagine, nonché ciò che ci siamo detti. Thank you.
non era il mio mezzo Pietro Mobile, quindi era una parentesi sempre sulla ricerca per il Pietro. Bene, allora le parole di Lara, prima di queste note, ci hanno riportato un po' a, appunto, hanno introdotto Artesia, che è quest'altro personaggio, che come vi dicevo rappresenta quello che appunto Jung chiama anima, l'archetipo dell'anima. L'anima del mondo, insomma, che appare per permettere ai protagonisti di vivere pienamente e profondamente la loro vita. Questo sia per Jung, sia nel libro di Lara e Fulvio. Cioè, quindi Jung dice che l'anima può apparire in sogni, visioni, a sottoforma appunto di una figura femminile, per permettere alle persone di vivere appunto più profondamente e più pienamente la propria vita. Appunto l'anima per Jung denota la parte inconscia femminile della personalità dell'uomo. Nei sogni, appunto, ci dice Jung, è rappresentata da immagini di donne di vario genere, dalla seduttrice alla guida spirituale. E qui c'è proprio, quando leggerete il libro, quando leggerete il libro, basta, concludiamo questa parte, che è l'amore. Artesia quindi ci riporta un po' a quest'altra tematica che abbiamo lasciato per ultima, non perché sia ultima nel libro, stimolati anche da Beppe Carolli, diciamolo, che ci teneva molto, nella rappresentazione non avevo sottolineato molto l'amore, e invece lui giustamente ha fatto sottolineare che ci ha sottolineato che è una parte importante, ed è vero, del libro, e oltre a una parte importante della nostra vita ovviamente, ma l'ho lasciata per ultima anche perché, e anche nel loro libro, secondo me, penso di interpretare anche questa cosa, è un po' la parte finale di quel percorso di noi stessi, nel senso che noi possiamo assaporare davvero l'amore ed avere davvero la pienezza dell'amore e del rapporto con gli altri solo quando abbiamo fatto un po' un percorso in noi stessi, e quindi riusciamo poi davvero a vivere più pienamente le relazioni con gli altri. Quindi appunto Artesia appare per aiutare i protagonisti appunto a vivere più intensamente la loro vita, a mettersi in contatto con loro stessi per riuscire ad avvicinarsi agli altri e a poter assaporare a piene mani l'amore. Quindi l'amore, insomma, arriva e possiamo davvero gustarcelo fino in fondo quando siamo anche un po' consapevoli di noi, quando abbiamo visto alcune parti di noi, quando siamo entrati in contatto con quelle parti folli di noi stessi, le parti che non accettiamo, le parti appunto più nascoste, e possiamo davvero poi trovare dei rapporti più completi con l'altro. Vai, Ivan. Vi lascio quindi con questa frase di Jung sull'amore, che appunto Jung stasera ve l'ho citato mille volte, però secondo me si sposava bene con questo libro. Jung ci dice: sia nella mia esperienza di medico che nella mia vita mi sono trovato di fronte al mistero dell'amore e non sono mai stato capace di spiegare cosa esso sia. Qui si trovano il massimo e il minimo, il più remoto e il più vicino, il più alto e il più basso, e non si può mai parlare di uno senza considerare anche l'altro. L'amore soffre ogni cosa e sopporta ogni cosa. Queste parole dicono tutto ciò che c'è da dire. Non c'è nulla da aggiungere, perché noi siamo, nel senso più profondo, le vittime o i mezzi e gli strumenti dell'amore cosmico. Essendo una parte, l'uomo non può intendere il tutto, è alla sua mercé. E quindi lascio a Lara l'ultima lettura. Vi faccio l'ultima lettura, anche quella un po' in chiave poetica, che riassume poi il rapporto d'amore di due persone. Gli occhi hanno trafitto il sole, disperdendo la cenere del campo. Non ho contato che un solo respiro, mentre l'acqua ci avvolge, e anche tu, Valenia, forza femminea del cielo, percorri con me lo stesso dardo, scagliato sulla superficie di mille carezze. I corvi di ieri si sono persi nella scorsa notte e i nuovi gabbiani cercano spiagge silenziose dove erigere un tempio alla vita. E noi siamo figli del mare, del cielo, della terra e dell'amore. Allora, il brano che ascolterete adesso
adesso segno un po' il finale di questo libro. Io lo dormo per tutto l'anno, ma io il finale non ho ancora... E lo sappiamo. E forse non lo leggerò neanche mai, perché per me con questo brano, il finale è questo brano, nel senso, quindi penso che rimarrà ancora scoperto il finale. Quindi. E con questo brano concludiamo un po'. Sì, appunto, questo brano si intitola un po' la fine di tutto il percorso, la ricerca, perché si chiama Nuovi Orizzonti. Quindi il brano è ispirato dagli autori che hanno comunque fatto sì che hanno sbloccato una parte che era ferma da anni e hanno ispirato questa voglia di fare, quindi di fare ancora musica e ispirato a tutti. Questo è l'altro pezzo di avventura che continua, è stato bellissimo anche incontrare, rincontrare Beppe con il quale lavoravo già e scoprire che grazie al libro si è ispirato personalmente a dei percorsi di maturità differenti. Quindi mi viene da ringraziare Beppe per aver accolto questa opportunità e ringraziare così il cielo che ha permesso a noi di portare avanti questa meravigliosa avventura. Quindi grazie. Sì. Quindi l'atmosfera di questo brano è presente nel libro, voi immaginate questa, o uno si immagina, ho mangiato un finale del libro, senza guardare, e immaginatevi un vostro finale, una passeggiata lungo una spiaggia, io l'ho vissuto così, con un mio finale che è un sogno che devo curare col coraggio.
bene al nostro finale comunque, poi vedremo. mi permetto di aggiungere ancora una cosa, vorrei non finissero mai queste serate, ma so che a un certo punto devono chiudere ed è giusto così. Vi parlavo prima di avventura che non finisce mai, perché davvero c'è stata anche questa sorpresa stasera, ma ci tengo tantissimo a ringraziare anche l'Atelier Melograno che era giusta preparando una degustazione per voi e ci offre strati. Lo fa con tutto l'amore che io ci ho messo per scrivere questo libro, sta accompagnando il mio sogno, non mi sta solo proponendo la bellezza del piacere della degustazione, quindi davvero quando degustate quello che vi stanno offrendo pensate anche a quanto c'è di un sogno che si può realizzare, quindi provateci, se avete dei sogni non lasciateli, teneteli sempre stretti e portateli avanti. Devo proprio chiudere, voglio ringraziare Monica per aver fatto questa bellissima interpretazione che né io né Fulvio ci aspettavamo e quindi è stata un'altra scoperta. E lascio però un attimo la parola all'assessore alla cultura del comune che ringrazio particolarmente, ringrazio Eliana, la bibliotecaria, per averci accolto. Da parte mia, del sindaco, del vice sindaco e del consigliere Ettore che sono qua presenti e di tutta l'amministrazione, voglio proprio ringraziare voi autori che avete scelto la nostra biblioteca di Capriorno per questo bel libro del musicista Giuseppe che è stato veramente bello. Infatti c'è il consigliere che Pink Floyd è niente come era tutto agitato, era proprio che lui lo agitava, proprio vissuto. E la psicologa Monica che sentire una psicologa c'è sempre come di qua nella vita, sentire te che ci spieghi. Come qua veramente siamo contenti e poi grazie a voi che vedere tutta questa stanza piena ci rende pieni di gioia, veramente. E ringrazio anche l'Atelier Melograno che adesso assaggiamo i loro biscotti che dicono che sono spettacolari. E veramente grazie a tutti, grazie.